Mister, buonasera. Bella partita, due belle squadre, oggettivamente due belle squadre, pareggio forse tutto sommato giusto, con occasioni da una parte e dall'altra. Insomma, forse una sorta di prova generale dei play-off, insomma, laddove si vedranno questo tipo di partite. Sì, è stata veramente una bella partita. Io penso giocata bene da entrambe le squadre, perché senza troppi tatticismi, però molta attenzione sul lavoro da fare, quindi grande applicazione da entrambe le squadre. Alla fine ne è venuta fuori una partita che sicuramente abbiamo fatto divertire anche il nostro pubblico, che è una cosa che ci tenevo tanto, perché comunque poi l'unico rammarico è il risultato che ma per i ragazzi, perché giustamente hanno veramente spinto tanto, hanno lottato per tutto quello che si poteva fare, per quello che avevamo preparato, quindi ero molto più contento chiaramente se si vinceva, però di fronte avevamo una squadra veramente di livello e ho visto fare un cambio alla fine con Falletti e Coda. Voglio dire, alla fine diciamo va bene la prestazione, peccato per il risultato. Va bene la prestazione, peccato per il risultato. Alla vigilia aveva detto: questa può essere anche un esame di maturità e c'è la curiosità di vedere se siamo diventati una grande. Alla fine, dopo questo 0-0, l'impressione qual è? Il Catanzaro è diventato una grande? No, ma noi siamo una grande squadra, siamo una squadra diciamo che per questo campionato abbiamo fatto vedere delle cose straordinarie durante tutto l'anno, però non lo devo dire io, quindi chiaramente abbiamo dimostrato anche oggi, giocando contro una squadra attrezzatissima. E se andiamo a vedere le occasioni da gol, sicuramente ne abbiamo avuti molto di più noi. Speriamo di far bene fino alla fine in questo modo. È chiaro che da parte nostra cresce la consapevolezza che ce la possiamo giocare con tutti, e questa è una cosa bella in funzione delle prossime partite che dovranno arrivare. Mister Ambrosino, fino a quando è rimasto in campo stava facendo un partitone, le chiedo che cosa si è fatto. Ma ha ricevuto diciamo un pestone con tutto il peso del corpo dell'avversario, gli si è bloccata un po' la caviglia, vediamo adesso l'entità del danno, speriamo che riusciamo a recuperarlo nel più breve tempo possibile, insomma vediamo un po'. Mister, ieri lei chiedeva una grande applicazione difensiva anche da parte del Catanzaro, e c'è stata, perché insomma sì, la Cremonese ha avuto un paio di occasioni, però insomma difesa molto bene. Però io voglio focalizzarmi un attimo su un'azione, quella del 15° al secondo tempo. Ne abbiamo viste tantissime quest'anno del Catanzaro così, ma insomma è veramente la summa di quello che è il Catanzaro quest'anno, quell'azione lì. Ma guarda, noi oggi abbiamo fatto un lavoro difensivo importante ed è su questo aspetto qui abbiamo lavorato molto in settimana, perché non far crescere, non far guadagnare campo la Cremonese era un qualche cosa che a loro non era mai capitato. Abbiamo fatto una pressione diciamo importante su di loro e in una sola occasione abbiamo sbagliato, abbiamo lasciato un uomo libero a centrocampo che ci hanno guadagnato campo e per poco non ci facevano anche gol con la parata di Fulignati. L'unica volta che abbiamo sbagliato una scalata che dovevamo fare. Quindi l'applicazione della squadra insomma è qualcosa che, al di là del possesso palla, che poi quello lo si vede, diciamo lo vedete, mi fa piacere che lo sottolineate, però anche il discorso in fase di non possesso, oggi veramente siamo stati molto attenti e molto bravi.